A4 sono partite questa mattina da San Donà di Piave le 7 vittime del tragico incidente in autostrada Arcione, allestita la camera ardente. Strazio e dolore all'indomani dell'incidente di Torre di Mozzo, in cui hanno perso la vita Fayar Benedini, 19 anni, e Vincenzo Viscardi, di 44, grave, una terza persona fuori pericolo, 12enne. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 8 anni di reclusione per Lin Marinica, l'elettricista 29enne romeno che ha provocato l'incidente stradale e costato la vita a 4 22enni di Musile. Aggressione in pieno giorno in un negozio di alimentari all'angolo tra via Cappuccino e viale Stazione Amestre. Un ladro sorpreso a rubare ha aggredito il marito della titolare che è stato ferito alla testa. È stata l'ammiraglia della flotta delle Bissone del comune di Venezia ad accompagnare il feretro del campione del remo Sergio Tagliapietra Ciaci nel giorno del suo funerale. All'ex caserma Sanguinetti di San Pietro di Castello non sorgerà un nuovo albergo ma un complesso di residenze con spazi comuni. Dopo le recenti polemiche parla l'assessore comunale al patrimonio. Parte il 24 ottobre la campagna antinfluenzale nelle Lustre Serenissima. In Veneto ci saranno 2 nuovi tipi di vaccino, si potrà effettuare insieme a quello anti-Covid. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito, torniamo a parlare della strage in A4. Sono partite questa mattina da San Donà di Piave le 7 vittime del drammatico incidente autostradale. Ad attenderle a Riccione l'intera città e comunità. Sono partiti poco prima delle 10 dall'ospedale di San Donà di Piave i furgoni delle onoranze funebri con un carico di dolore e lacrime. Le 7 vittime della strage in autostrada sono tornate a Riccione, dove è stata allestita la camera ardente, insieme, uniti in un tragico destino. Qui erano arrivati per andare in Friuli, per festeggiare, per seguire un progetto che riguardava i ragazzi disabili. Purtroppo qui hanno trovato la fine del percorso, ne inizierà un altro per loro. Ecco, voglio pensare questo e che tutti e 7 oggi abbiano iniziato un percorso diverso. Da San Donà sono stati scortati fino al casello autostradale, poi una staffetta senza fine in ogni città li ha portati fino a Riccione. È un evento che ha toccato i cuori di tutti. Il nostro auspicio adesso è che questa tragedia possa trovare forma per rinascere, perché ha portato in un modo molto doloroso però alla luce una realtà di persone che avevano dato gambe a dei sogni belli. È compito di tutti adesso continuare in quella strada e continuare a incarnare quei sogni. L'immenso abbraccio della città che oggi ha salutato l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi, la responsabile educativa della cooperativa Cuore 21 Romina Bannini, morta poco dopo, e gli ospiti del centro Francesca, Rossella, Maria, Valentina e Alfredo. Siamo tutti vicino alle famiglie, ci stringiamo a loro. Purtroppo oggi è una giornata tristissima e non ho altre parole purtroppo da aggiungere. Nel pomeriggio è stata aperta la camera ardente e domani alle 14.30 si terrà il funerale allo stadio comunale di Riccione per permettere a tutti di poter salutare le vittime. Sarà presente anche il sindaco di San Donà Andrea Cereser insieme al comandante della polizia locale che porterà il gonfalone della città. Domani a Riccione sarà lutto cittadino. A 90 di Piave la cittadinanza è invitata ad esprimere ai familiari il cordoglio della comunità con un minuto di silenzio alle 14.30 in concomitanza con la cerimonia funebre. Un ultimo atto di una tragedia senza fine. Un abbraccio immenso, quello della città, alle 7 vittime che poi questa mattina sono tornate a Riccione. Sono arrivati nella prima mattinata e sono rimasti davanti al cancello dell'obitorio di San Donà, silenziosi, occhi colmi di lacrime. I cittadini hanno voluto essere presenti per abbracciare le 7 vittime, ognuno con una storia alle spalle. Io abito a Jesolo, ho il compagno che lavora nel 118, quindi questi casi qua, poi ho perso anche un bambino e un figlio, quindi per un dolore di una mamma è immenso. Mi dispiace tantissimo che purtroppo queste cose dovrebbero cadere, ma è una strada, purtroppo, io ho mio nipote che ci lavora sempre su quel tratto lì, mi dice sempre che è molto pericoloso. E oggi lei ha voluto essere qui presente, sì, per salutarli? Volevo salutare, sì, perché so cosa vuol dire. A me è morta una sorella in un incidente tanti anni fa e so cosa vuol dire. Sarebbe meglio evitarle queste cose qua e la politica dovrebbe interrogarsi.
mezza, grazie. Una tragedia troppo grande, anche solo per poterla spiegare. Non si possono spiegare queste cose qua, non si possono assolutamente spiegare. Qualcuno entra, prega e scuote la testa. È una tragedia troppo grande, ci dicono. Voi siete cittadini di San Donà? Sì, San Donà, sì. Un grande dolore per tutti. Avete voluto essere presente per... Sì, anche ieri sono venuta qua, sì. Un ultimo saluto a questi ragazzi, a questi... Mi dispiace tanto, dolore forte. Un dolore composto, il corteo è partito ed i cittadini con i loro dolori tornano alla vita quotidiana, sperando di non vedere più immagini come queste. Ancora strazio e dolore, questa volta all'indomani dell'incidente a Torre di Mosto in cui hanno perso la vita Fayer Benedini, 19 anni, e Vincenzo Viscardi, di 44. Ora che sei su, vola più in alto che puoi. Ti amerò sempre, ancor più di prima. Ti ricorderò con il tuo bel sorriso stampato in faccia. Con queste parole Angela, la fidanzata di Fayer Benedini, esprime l'immenso dolore per questa perdita, avvenuta ieri mattina, poco dopo le 7:30, come un fulmine a ciel sereno. Fayer, 19 anni, era a bordo del furgone che a Staffolo di Torre di Mosto si è scontrato con una betoniera del gruppo Grigolin. Per lui e per Vincenzo Viscardi, 44enne di Acerra, in provincia di Napoli, non c'è stato nulla da fare. L'impatto è stato troppo violento. Per Fayer, ieri era il primo giorno di lavoro con un contratto interinale. Figlio di Roberto, giostraio, conosciuto in Friuli Venezia Giulia e Veneto, Fayer era nato a San Daniele del Friuli e cresciuto in provincia di Pordenone. Vincenzo Viscardi, padre di due bambini di 8 e 5 anni, era un idraulico esperto trasferitosi 3 anni fa da Napoli con la famiglia a San Paolo di Morsano al Tagliamento, in provincia di Pordenone. È ancora ricoverato invece in gravi condizioni nell'ospedale di Mestre il terzo lavoratore che era con le due vittime sul furgone, anche lui al primo giorno di lavoro. 32 anni, originario di Motta di Livenza, cugino di Fayer Benedini. Fuori pericolo il 12enne che era sulla bicicletta. È lì trasportato in pediatria a Treviso, resta però sotto controllo per il trauma cranico subito nella caduta. Illeso il 56enne di Sanstino alla guida della betoniera che è finito nella corsia opposta per scansare il 12enne che stava attraversando sulle strisce in bicicletta per andare a scuola. E la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 8 anni di reclusione per Alil Marinica, l'elettricista 29enne romeno di Musile, per aver provocato l'incidente stradale che a luglio del 2019 costò la vita a 4 22enni di Musile. La sentenza arriva a conclusione di un processo celebrato con rito abbreviato con uno sconto automatico di un terzo della pena partita da 12 anni di reclusione. La notte dell'incidente l'autocondotta dal 29enne procedeva con una velocità di 100 km all'ora. Rientrando da un sorpasso, la vettura è entrata in collisione con la fiancata sinistra della Ford Fiesta, facendola finire nel canale. E ora ci spostiamo a Mestre, aggressione in pieno giorno in un negozio di alimentari all'angolo tra via Cappuccina e via Le Stazioni. Succeda così, sicura da paurissima. Rimane lo shock nel negozio di alimentari gestito da cittadini cinesi all'angolo tra via Cappuccina e via Le Stazioni, dove un tunisino tossicodipendente che frequenta la zona è stato sorpreso mentre rubava tra gli scaffali, ha preso una bottiglia e ha iniziato a rompere tutto, scatenando una violenta colluttazione con il marito della titolare. È l'ennesima aggressione che avviene nel rione di via Piave a Mestre. L'allarme è scattato in pieno giorno attorno alle 14:45. La polizia e i carabinieri arrivano nel giro di pochissimi minuti hanno fermato il nordafricano. In questura è stato denunciato per furto aggravato lesioni. Il commerciante è stato portato in ospedale dal personale del SUEM per suturare le ferite alla testa. È una situazione difficile da sopportare. Chiedete aiuto. Va bene così, là siamo tranquilli, dopo piano piano parliamo con il nostro avvocato. È sempre più allarme, criminalità in zona stazione a Mestre. Pendolari, turisti e studenti, spesso minorenni, devono convivere in strada con lo spaccio e i drogati in cerca di una dose. Bisognerebbe avere più controlli. Cioè io questa zona non la farei da sola. I commercianti e i residenti sono sempre più esasperati. Ieri pomeriggio qua, ma ieri mattina è successo in via Piave, a ridosso del Plaza. Questa è terra di nessuno, è ora di metterci la parola fine.
Ancora cronaca, rimaniamo a Mestre, un giovane dipendente aggredito e rapinato dall'incasso in pieno giorno. Uno gli ha chiesto un'informazione e gli ha tirato un pugno e l'ha sdraiato per terra. Un giovane dipendente di un negozio in Piazzale Candiani è stato colpito e rapinato per strada nel centro di Mestre in pieno giorno. Il bottino, l'intero incasso della giornata, che ammonta a diverse centinaia di euro. Erano quasi le 16 del pomeriggio quando un uomo in bicicletta di circa 30 anni lo avrebbe interpellato in lingua francese chiedendogli l'elemosina nei pressi della banca dove il dipendente doveva versare il contante. Probabilmente solo una scusa per avvicinarlo, per poi tirargli un pugno in pieno volto e rubargli il contante che aveva messo nella tasca posteriore dei jeans. Intelligente il tipo, coi soldi che escono dalla tasca. Erano in una busta trasparente. Bene, prendetemi. La polizia è intervenuta, ma il rapinatore ha fatto in tempo a dileguarsi. Rimane la paura per residenti e commercianti che da tempo prendono ogni precauzione per non farsi derubare. C'è da stare attenti. Ma ti vedi, io cammino con il portafoglio davanti. Però cosa vorrei? Periferia ancora peggio. E non c'è niente da fare. Mi dovrebbe tirare le orecchie, ormai non serve più. Dobbiamo prendere provvedimenti più solidi, più tenati, perché questi ragazzi non li tieni più. E questa mattina Pellestrina ai funerali di Sergio Ciaci Tagliapietra, per lui l'alzaremi della Bissona Serenissima. È stata la Serenissima, l'ammiraglia della flotta delle Bissone del comune di Venezia, ad accompagnare il feretro del campione del remo Sergio Tagliapietra Ciaci nel giorno del suo funerale. Una cerimonia a cui hanno preso parte le remiere cittadine e non solo, per omaggiare uno dei grandi della voga veneziana, per alcuni il più grande del Novecento. Onore a Ciaci! L'imbarcazione, condotta da 18 vogatori, un timoniere, chiamati a raccolta da Rudy Vignotto, è partita dalla remiera Pellestrina, dove era arrivata dopo il varo dei giorni scorsi con la collaborazione dell'ufficio regate comunale. In rappresentanza dell'amministrazione, i consiglieri Giusto, Scarpamarta, Rogliani e Reato, oltre all'assessore Costalonga. Nato a Burano nel 1935 a Pellestrina, dove si è svolto il funerale nella chiesa di Ognissanti, Ciaci ha vissuto a lungo nella remiera dell'isola insegnando ai bambini a vogare. Dovete trovare la vostra voga, diceva, tutto deve essere naturale. Ciaci ha vinto 14 volte la regata storica nei gondolini, ha partecipato a 2 Olimpiadi nel canottaggio e vinto 13 edizioni del Palio delle Repubbliche Marinare con il Galeone di Venezia. Domani, con le stesse modalità, si svolgeranno i funerali di un altro campione del remo, Giuseppe Beppi Fonger, scomparso a poche ore di distanza dal suo amico Ciaci. E all'ex caserma Sanguinetti di San Pietro di Castello non sorgerà un nuovo albergo, ma un complesso, uno spazio dedicato al co-housing. Il pomeriggio del 26 ottobre, la settima commissione consiliare del Comune di Venezia, congiunta alla quinta e alla sesta, si recherà in sopralluogo nel complesso dell'ex caserma Sanguinetti, dell'area archeologica Olivolo e dell'ex chiese di infermeria di Sant'Anna a Castello. Il futuro di quest'area, che il demanio ha ceduto ad una società francese, fa discutere, soprattutto perché non prevede il mantenimento delle 8 famiglie che abitano ancora nell'ex caserma. I residenti della zona hanno raccolto più di 1000 firme per dire no all'apertura di un nuovo albergo. In questo caso non si tratta proprio assolutamente di alberghi, forse la parola alberghi fa comodo per aprire che cosa sono? Spiraglio di no, foresteria, voglio dire co-housing. Un esempio che potrebbe essere anche di co-housing è le stanze dove le persone hanno loro, però gli spazi che sono condivisi, ma è un modo normale di vivere. Forse noi italiani siamo abituati all'idea della casa in cui stiamo noi col nostro soggiorno con 3 bagni e con 77 camere, no? Invece tante volte i soggiorni e le cucine sono condivise. Il comune sta ascoltando tutti, ribadisce l'assessore al patrimonio Paola Mar, e ha indetto una seduta consiliare sul posto per avere un quadro completo della questione, ma parlare di nuovi alberghi è scorretto. Sostanzialmente un altro genere di residenzialità.
Ma di residenzialità in che senso? Cioè, uno può stare in co-housing anche tutta la sua vita, potrei avere il mio mini appartamento, ma avere delle sale condivise di lettura. Apriamo ora la pagina della sanità, perché parte tra poco meno di due settimane la campagna anti-influenzale nell'Ustre Serenissima. In Veneto ci saranno due nuovi tipi di vaccino. Al via dal 24 ottobre la campagna vaccinale anti-influenzale nel veneziano. 115.000 dosi a disposizione dell'Ulstre Serenissima, con la possibilità di poterne acquisire un 20% in più qualora ce ne fosse richiesta. Noi stiamo lavorando in squadra, alla squadra nostra di operatori e con i medici di medicina generale, quest'anno ci sono anche le farmacie, i pediatri di libera scelta, e assieme vorremmo portare questo servizio più ampiamente diffuso su tutto il territorio dell'azienda. I cittadini, come già sperimentato durante la pandemia, potranno ricevere il vaccino anche nelle farmacie. Sono coinvolte circa 50 farmacie delle circa 200 che abbiamo nel nostro territorio, che hanno dato la loro disponibilità in base, come dicevo prima, a un protocollo nazionale di collaborazione. I pazienti potranno rivolgersi appunto presso le farmacie, oltre che presso gli studi di medicina generale e anche presso i nostri hub, dove verranno fatte comunque anche delle vaccinazioni anti-influenzali. La novità è che in Veneto saranno testati due nuovi tipi di vaccino, uno nasale a formulazione spray che si sperimenterà con i pediatri nei pazienti più piccoli e un vaccino ad alto dosaggio che verrà invece sperimentato nelle RSA e nei soggetti più fragili. Si tratta di una formulazione con 60 microgrammi di principio attivo che negli Stati Uniti si utilizza già da tempo. E si è parlato di energia e consumi anche durante la settimana europea dell'energia sostenibile che si è svolta nei giorni scorsi tra Portogruaro, Chioggia, Mestre e Venezia. Si è conclusa la tre giorni di dibattiti e confronti fra Portogruaro, Chioggia, Mestre e Venezia nell'ambito della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile, volta a sensibilizzare cittadini, istituzioni, imprenditori e associazioni sui temi della produzione e dell'uso intelligente dell'energia, in particolare in questo momento delicato. Noi cerchiamo appunto di far conoscere al maggior numero di cittadini le buone pratiche per una energia sostenibile e per un'economia circolare, ecco, perché si può anche rigenerare quello che magari si pensa di buttare via e poi può avere una seconda vita e può essere riutilizzata per creare anche energia, insomma, ecco. Anche i piccoli gesti quotidiani possono essere importanti per dare nuova vita ai rifiuti e poterli riutilizzare per creare energia, come l'olio vegetale esausto che non è biodegradabile, quindi non va gettato nel lavello, ma conferendolo all'ecocentro si potrà riconvertire ad esempio in biocarburante e utilizzare come combustibile per i vaporetti a Venezia, così come si sta già facendo. Nel 2020 la produzione di energia da fonti rinnovabili in Veneto ha superato il target, attestandosi al 18,7%. La zona del Veneto orientale, è emerso nel corso della tre giorni, è all'avanguardia sia per la raccolta dei rifiuti che per la produzione di energia da fonti rinnovabili. E ora un'intervista esclusiva alla direttrice della Biennale d'Arte di Venezia, Cecilia Alemani, tornata per qualche giorno in Laguna da New York, appunto dove vive. Mancano sei settimane alla chiusura della sua mostra, ma i numeri sono già da record. 10.000 visitatori in un solo giorno, mancano ancora sei settimane alla chiusura ufficiale della Biennale d'Arte di Venezia, il Latte dei Sogni, curata da Cecilia Alemani, tra i giardini e le corderie dell'Arsenale. Ma questo evento già veleggia oltre ogni record. La direttrice da New York è tornata a Venezia per qualche giorno per fare il punto. Mi pare che la mostra stia andando molto bene, sono qui a Venezia in questi giorni perché abbiamo organizzato un convegno con artisti e studiosi, ma è anche un'occasione per passare un po' di tempo nelle sale espositive e nella mostra. C'è tantissima gente che viene e forse anche la cosa più bella è vedere tantissimi studenti, giovani e anche bambini invadere gli spazi espositivi, quindi spero che sia un bellissimo ricordo che si porteranno anche negli anni a venire. È una grande soddisfazione ed è anche bellissimo poter vedere con i propri occhi che anche
se ovviamente il Covid non è ancora sparito, ci sia la voglia di tornare a condividere l'arte anche in una comunione di corpi, in un'esperienza molto fisica che può avvenire negli spazi bellissimi della Biennale di Venezia, e penso che sia appunto una celebrazione finale del connubio tra arte e spettatori. Questo era l'ultimo servizio, vi lasciamo ora le previsioni meteo, grazie per averci seguito, buonasera a tutti. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in aumento, bel tempo sul nostro territorio e clima molto mite, anomalo per il periodo. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 13 ottobre. Sul Veneto precipitazioni assenti, avremo un ampio soleggiamento come ci mostra la grafica, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nella seconda metà di giornata nuvolosità in aumento fino a cielo anche nuvoloso e coperto di sera. Temperature lievemente sopra la media stagionale, minime tra 8 e 14 gradi, massime invece comprese tra i 20 e i 23 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, sole prevalente su pianura e costa, cielo limpido, sui monti un po' più di nubi. Temperature minime sui 10-15 gradi, massime intorno ai 21-23 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. La giornata inizierà con locali formazioni di nubi basse e nebbie, ma in rapido dissolvimento, con più sole a seguire. Temperature minime intorno agli 8-9 gradi, massime sui 23 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.